Sfortunati gli europei per la nostra nazionale uscita ai quarti di finale dopo i calci di rigore. Via libera la Spagna, che poi vincerà il titolo. Il CT Azzurro Donadoni si fa da parte, torna Marcello Lippi. Per fortuna c'è il campionato. Molte le novità, soprattutto in casa dell'Inter, campione d'Italia. Licenziato a maggio Roberto Mancini, il presidente Moratti ingaggia il portoghese José Mourinho, tecnico vincente dalla spiccata personalità. L'approccio con Mourinho è stato esaltante sotto tutti i punti di vista. Il tecnico infatti è immediatamente legato col gruppo ed è già diventato uno degli idoli della tifoseria. Numerosi gli innesti tra i neroazzurri, su tutti il centrocampista offensivo Quaresma, connazionale e pupillo del nuovo allenatore. Il Milan stupisce, con effetti speciali acquista il brasiliano Ronaldinho, pallone d'oro nel 2005. Ronaldinho ha deciso di accettare un contratto di soli 2 anni, alle attuali condizioni, quindi si è messo in discussione. Sicuramente ha un fascino particolare, perché comunque non dimentichiamo che il Milan sta inseguendo Ronaldinho da almeno 2 anni. Non bisogna dimenticare quello che ha combinato in tutti questi anni. Penso che se riuscirà a buttare un po' di chili sicuramente ci darà una grande mano. Dovete stargli addosso però, vita sana, regolare, perché Milano è una tentazione. Lo faccio venire a Cardano a campo a vivere con me. Fiducioso Ronaldinho che parla delle sue condizioni. Fisicamente molto bene, no? Fisicamente sto molto bene, sono contentissimo di essere tornato. Non vedo l'ora di cominciare per poter aiutare la squadra. Spero poter aiutarmi anche io. Meno spettacolare l'ingaggio di Gianluca Zambrotta. Suggestivo il ritorno di Andriy Shevchenko, che riveste il rossonero dopo 2 anni. Come un bambino trattiene a stento le lacrime Shevchenko al suo arrivo all'aeroporto di Linate intorno alle 23, ad attenderlo una 50ina di tifosi. Domani ci parliamo. Appuntamento quindi alla presentazione. Shevchenko non si è negato ai sostenitori rossoneri, ha stretto mani, abbracci dentro e fuori l'aeroporto, come se i 2 anni non fossero mai passati. La Juventus vuole tornare a vincere e investe molto sul centravanti italo-brasiliano Amaurinho. L'affetto del popolo bianconero, una buona condizione fisica, il gol puntuale che per un attaccante è la vita. Carvalho de Oliveira Amaurí ha fretta di prendersi la Juve. Sono arrivato pronto, anche perché giocare una grandissima squadra è sempre stato il mio sogno. Voglio fare bene perché sono venuto qua e non voglio stare qua solo di passaggio, voglio rimanere qua a lungo. Per il resto c'è l'arrivo del mediano danese Poulsen e il ritorno dei giovani Marchisio e Giovinco. Il mercato è vivace, come accade ogni anno. Sono sempre gli attaccanti a scatenare sogni e passioni nel popolo del pallone. La Fiorentina di Cesare Prandelli si aggiudica Alberto Gilardino. Il direttore ha lavorato veramente molto bene, ha anticipato tutti, ma soprattutto ha centrato gli obiettivi principali, tutti i giocatori che pensavamo che potessero aumentare il bagaglio tecnico di questa squadra, è riuscito a prenderli. Una Fiorentina, spero non solo bella, ma anche una Fiorentina che riesca a coniugare il bel gioco e il risultato. Quindi complimenti alla società che ha veramente operato molto bene sul mercato. La Roma affianca al confermato Vucinic il potente brasiliano Julio Baptista e il raffinato francese Menez. Il Bologna si affida all'esperienza di Marco Di Vaio. Il Genoa sul filo di lana si riprende Diego Milito. La Lazio scommette sul talento del 21enne Mauro Sarate, mentre la Sampdoria saluta Antonio Cassano di ritorno dal Real Madrid a costo zero. In Val di Fassa Cassano si è presentato in buone condizioni, soddisfacenti i test atletici. Io credo che la maggior parte del merito sia il suo, che dopo qualche anno così sbagliato, diversi anni, ha capito che era arrivato il momento, insieme a noi, che un po' tutti l'abbiamo aiutato, a prendere la giusta strada, pensare solo a giocare, siccome è bravo deve fare quello, il suo mestiere è quello e tutto il resto metterlo da parte. La corsa scudetto sta per riprendere il via dopo il tradizionale prologo della Supercoppa italiana. Si sfidano Inter e Roma, i rigori premiano i nerazzurri, per José Mourinho è il primo titolo. Io una volta ho vinto la Champions League con Porto e dopo sono partito a Chelsea. Il Porto ha giocato la Supercoppa portoghese, la Supercoppa a Monaco, la Supercoppa europea e la Coppa Intercontinentale. E tutti si hanno dimenticato di me. E oggi ho pensato, io sto giocando questa Supercoppa perché un altro allenatore, un compagno di lavoro ha vinto il campionato.
È il campionato numero 77 dall'introduzione del girone unico, quello che prende il via sabato 30 agosto 2008 con gli anticipi Udinese-Palermo e Sampdoria-Inter. 38 giornate, tanto durerà il cammino verso il tricolore. Il sipario calerà il 31 maggio 2009. La partenza regala molte sorprese. Nessuna delle big vince. Il Milan addirittura perde in casa con il neopromosso Bologna. Copertina per Valiani, autore del gol decisivo per i rossoblù. In testa comanda un gruppo di 7 squadre. C'è anche il Chievo, tornato in A dopo una stagione tra i cadetti. La Sampdoria con Del Vecchio ferma l'Inter campione. Gilardino acciuffa la Juventus a un minuto dalla fine. Alla Roma non basta un gran gol di Aquilani per superare il Napoli. Era particolarmente importante che il primo gol in campionato senza il presidente qui all'Olimpico oltretutto lo segnasse un giocatore di famiglia come Alberto Aquilani, però oggi non è bastato e forse la Roma per vincere il campionato deve fare qualcosa di più, sei d'accordo? Sì, deve fare qualcosa in più. Oggi faceva molto caldo, penso che abbiamo fatto fatica per questo, però il campionato è lungo e abbiamo tutti i presupposti per fare bene. Il Torino fa goleada con il Lecce, tripletta anche per l'Udinese con uno strepitoso di Natale. E intanto salta la prima panchina, è quella del Palermo. Ballardini sostituisce Colantuono. Dopo i primi 90 minuti il campionato si ferma per la nazionale. Riparte il 13 settembre 2008 con gli anticipi della seconda giornata. L'avvio incerto delle big carica il secondo turno di tanti motivi di interesse. L'Inter riceve il Catania, primo in classifica e allenato dall'ex Walter Zenga. La Juventus ospita l'Udinese in gran forma, la Roma va a Palermo, poi c'è il Milan, che se la vede con il Genoa Marassi. Un altro passo falso significherebbe crisi. Tutto il calcio minuto per minuto. A cura della redazione sportiva. Gentili ascoltatori, buon pomeriggio dagli studi di Saxa Rubra di Radio 1 Rai. Si è rimesso in moto il campionato di Serie A con i due anticipi di ieri, Palermo-Roma 3-1, Inter-Catania 2-1 ed il completamento oggi del programma della seconda giornata. Siamo dunque tutti i finali di tempo per quanto riguarda le 7 partite in programma oggi. Siamo al 45esimo, proprio in questo istante si chiude la prima parte della gara con il Genoa in vantaggio sul Milan per 1-0. Al Dallara le squadre sono negli spogliatoi, Bologna 0, Atalanta 1, ha sbloccato il risultato all'ottavo del primo tempo, Guarente, la linea Siena. Squadre negli spogliatoi, Siena 1, Cagliari 0, Calaiò al decimo. A Roma è finito il primo tempo, alla pausa Lazio 1, Sampdoria 0, ha segnato il gol per il momento decisivo Zarate al sesto minuto di questa prima frazione. È finito il primo tempo, la Fiorentina in vantaggio alla San Paolo sul Napoli per 1-0, il gol di Mutu al 41esimo. Torino e Regina vanno a riposo sul parziale di 1-1 Provenzano. Alle 16.02.30 secondi comincia la seconda parte di tutto il calcio minuto per minuto. Vantaggio del Lecce, 1 minuto 20 secondi, Caserta, Lecce 1, Chievo 0, a te la linea. Amsic, pareggio del Napoli, a te la linea. Cagliari vicinissimo al pareggio al 19esimo, sul tiro cross di Agostini è intervenuto Larrivei con la porta completamente spalancata e Curci fuori causa, ma l'attaccante argentino ha spedito alto. Napoli in vantaggio, gol di Maggio, ex della partita. È il 25esimo della ripresa, è ribaltata dunque la situazione. Attenzione, Lazio 2, Sampdoria 0, il raddoppio di Goran Pandev al 27esimo minuto del secondo tempo. Lazio 2, Sampdoria 0, a te la linea. Raddoppio del Lecce con Munari, 37 minuti, 50 secondi, Lecce 2, Chievo 0, a te la linea. È calcio di rigore in favore del Genoa. Rocchi invita tutti a rimanere fuori dall'area. Parte Milito, la rincorsa, il tiro, la rete. Il Genoa raddoppia al 90esimo su calcio di rigore, si porta sul 2-0. Genoa 2, Milan 0, linea Roma. Il raddoppio del Siena, Ghezal, Siena 2, Cagliari 0. È finita intanto a Marassi, vi confermiamo dunque il risultato finale. Genoa batte Milan 2-0. Non ci aspettavamo queste due sconfitte, arrivate così all'improvviso, abbiamo avuto qualche problema
quest'estate con una rosa che non sempre è stata presente. Adesso abbiamo la possibilità di lavorare insieme, credo che lì possiamo risolvere i problemi. Siena batte Cagliari 2-0. Finale del Granillo, Regine Torino 1-1. Si inserisce anche l'Olimpico, finale dallo stadio di Roma, Lazio batte Sampdoria 2-0. Attenzione, scusa, finale dal Dallara, l'Atalanta ha battuto il Bologna per 1-0. Te la linea. Napoli batte Fiorentina 2-1, linea provenzali. E allora andiamo a Lecce per Lecce Chievo del Vecchio. In questo momento l'arbitro Mazzolini di Bergamo decreta la fine delle ostilità e Lecce ha battuto il Chievo per 2-0. Ed infine il 14° e l'ultimo segno uscirà dall'incontro fra Juventus e l'Udinese. Ricordiamo il posticipo di questa sera con inizio alle ore 20:30. Camoranesi, Grigera sulla destra per Iaquinta, sponda, prova a sfondare Cissoko, Amauri, il gol dell'1-0, il primo gol in campionato per il giocatore della Juventus. La Juve vince, convince per qualità di gioco e condizione. Quindi Lazio e Atalanta a punteggio pieno e poi, come vedete dal resto della classifica, Torino, Inter, Napoli e Juventus a 4, restano a 0 e questo è naturalmente uno dei fatti della giornata, il Milan oltre al Cagliari. Mancano tante partite, dobbiamo riprenderci e poi alla fine del campionato vediamo, però sono 6 punti che ci mancheranno tanto. La Lazio ci prende gusto, perde secco con il Milan alla terza giornata, poi mette in fila 3 risultati positivi e alla sesta di campionato torna a guidare il gruppo di testa insieme a Inter e Udinese. Una Lazio che fa spettacolo, ZB. Ma guarda, il Lazio non è per me una sorpresa, io ho guardato Lazio anche in maniera molto attenta in precampionato, una squadra che è cresciuta molto, ha fatto bei acquisti, una squadra che ha espresso anche bel gioco in tutto precampionato e questa è la fila di comportamento estivo, una squadra che sicuramente farà bene. Goran Pandev garantisce i gol, ma è Mauro Zárate l'uomo in più. Il gioiello argentino mostra subito tutte le sue qualità. I biancocelesti ci sono, anche se le 2 sconfitte consecutive con Bologna e Napoli ne raffreddano gli entusiasmi. Io sono anche convinto che è importante per un allenatore allenare giocatori che sono convinti di centrare un traguardo importante. Fermo restando che i traguardi, secondo me, non vanno dichiarati ma vanno centrati, per di più mi sembra anche molto presto. L'Atalanta fa pesare il fattore campo, Cagliari e Sampdoria ci rimettono l'intera posta e alla sesta giornata i nerazzurri sono secondi. Atalanta seconda in classifica, anche se in coabitazione con altre squadre, ma Atalanta che in casa non perde un colpo. Considerando la passata stagione, sono 5 le vittorie interne consecutive per i bergamaschi. Del Neri si affida alla coppia Flocca-Ridoni per uno schema d'attacco vincente. Il resto lo fanno il dinamismo di Padoin, la corsa di Guarente e la classe di Ferreira Pinto, la vera rivelazione di inizio stagione. All'ottava giornata l'Atalanta perde l'imbattibilità interna per mano del Milan e si allontana dalla vetta. Il Milan supera l'Atalanta, Bergamo ottiene l'ottava vittoria nelle ultime 9 gare giocate tra campionato e Coppa e si ritrova a un solo punto dalla vetta della classifica di Serie A. Il Milan si risveglia dall'incubo grazie ai suoi brasiliani Kaká, Pato e Ronaldinho, per tutti Caparò. Tridente delle meraviglie. Ronaldinho realizza il gol partita contro l'Inter nel derby che proprio la sera del 28 settembre 2008 compie 100 anni. La Juventus ha molti infortunati, i risultati non arrivano. Noi abbiamo fuori giocatori che sono importantissimi, tipo Trezeguet, Camoranesi, Buffon. Quando rientreranno, fin quel momento bisogna limitare i danni. Rischia Claudio Ranieri, lo salva Amaury, protagonista di un inizio stagione travolgente. È lui a regalare al popolo bianconero la vittoria contro il Torino, sabato 25 ottobre 2008. La nottata ancora non è passata del tutto. Sono convinto che abbiamo toccato la mezzanotte, per cui possiamo soltanto che rivedere la luce del giorno. La Fiorentina ingrana subito le marce alte. Alberto Gilardino non fallisce un colpo. Oltre alla vittoria, la Fiorentina festeggia l'esordio in campionato del primo minuto di Jovetic, un ragazzo ancora diciottenne, uno sul quale gli esperti sono pronti a scommettere, uno che Prandelli vede crescere giorno per giorno. Diego Milito, super bomber genoano, con una doppietta il 24 settembre 2008 stende la Roma in chiara difficoltà. 6 punti contro Milan e Roma, il Genoa non perde un colpo a Marassi. Gasbarroni prima e Palladino poi ispirano. Sculli e Milito, come contro il Milan, concretizzano. Milito, attaccante di classe superiore. Giuseppe Mascara trascina il Catania verso i piani alti. Il Palermo si gode il gioiello Cavani,
Marco Di Vaio tiene a galla il Bologna. Sorprende il Napoli, dopo 8 giornate è primo in classifica con Inter e Udinese. La partita chiave è la vittoria in rimonta con la Juventus il 18 ottobre 2008. Eddie Rey ha trovato la giusta chiave tattica, Lavezzi dietro Dennis, punta centrale, con Hamsik e mezzala capace di trasformarsi in seconda punta. L'Inter, nonostante il primato, ha ancora ampi margini di miglioramento. Adriano pare tornato quello di un tempo, Balotelli scalpita, mentre Kroos conferma tutta la sua utilità. C'è stata questa grande offensiva durante il match, ma avete visto come anche Mourinho ha cambiato uomini e modulo. Però poi alla fine ci è voluto Kroos, il cardinero, per scardinare una difesa del Lecce che appunto si è difeso spesso con 10 uomini dietro la linea del pallone. Sul piano tattico Mourinho ha rivisto il suo tridente. Quaresma e Mancini non giocano quasi mai insieme. È un Inter muscolare e tosta, con Ibrahimovic, solito mago, là davanti. Era una tua doppietta e l'Inter che vola in testa alla classifica da sola. Oggi è andato bene per Inter. Ho fatto un doppietta molto importante per squadra, anche per me. E poi tutto cosa abbiamo fatto è andato bene. Abbiamo fatto una gran partita, 3 punti molto importanti. Anche fuori casa contro Roma, che è concorrente per vincere lo scudetto, ma noi siamo primi in classifica e speriamo che continuiamo così. E poi c'è l'Udinese di Pasquale Marino. Il 26 ottobre 2008, dopo aver battuto nettamente la Roma per 3-1, è prima in classifica. Quella bianconera è la più bella realtà della provincia del pallone. Il sogno dell'Europa può trasformarsi ancora una volta in realtà. Natale una doppietta, l'Udinese in testa alla classifica, siete voi l'anti-Inter e vi candidate per questo scudetto? No, adesso esageriamo, la squadra che sta a far bene, siamo un grande gruppo, ci diamo tutta una mano e questo stasera ha dimostrato di essere una grande squadra. La Roma come l'hai vista? Ho visto bene, non male, quando trovo l'Udinese così in forma parecchie squadre fanno fatica. L'allenatore è Pasquale Marino. Non ha trascorsi da calciatore di livello, ma in panchina ci sa fare. È all'Udinese dalla scorsa stagione, chiusa al 7° posto, con annessa qualificazione per la Coppa UEFA. L'inizio del campionato 2008-2009 è spettacolare. I tifosi tornano a sognare. Ma noi abbiamo degli obiettivi che non... Dobbiamo fare un bel campionato. Finora i ragazzi mi hanno sorpreso anche me, quindi noi andiamo avanti alla giornata, siccome non abbiamo pressioni che hanno tutte queste grandi squadre. Complimenti a Marino, ma abbiamo detto il modello Rossi che funziona, il modello di Mourinho che funziona, qui è il modello Pozzo, potremmo dire, che funziona. Sì, perché lui può cambiare allenatore per il semplice fatto che là c'ho dietro, c'è una cosa incredibile, loro hanno un scouting fantastico, loro non sbagliano mai un giocatore, possono anche in un anno cambiare 7-8 giocatori, però dietro c'è una preparazione quasi scientifica, analisi profonda, sanno quello che comprano, che cosa si aspettano e qualsiasi allenatore fa là, fa sempre bene. Scattano i paralleli con l'Udinese di Zico e con quella più recente di Bierhoff e Mister Zaccheroni. Primo posto in classifica. Intanto godiamoci il momento, poi si vedrà. La squadra gioca con il 4-3-3. Handanovic è un portiere insuperabile, un mago sui calci di rigore. L'uomo in più in difesa è il colombiano Cristian Zapata, centrale, ma anche capace di far male là davanti. Il centrocampo è illuminato dalla regia di Gaetano D'Agostino, classe 1982. Eterna promessa in cerca di consacrazione, il numero 21 bianconero, cresciuto nella Roma, vive un momento di straordinaria forma. E poi c'è l'attacco delle meraviglie. Il tridente offensivo è l'arma letale dell'Udinese. Totò Di Natale, a 31 anni, raggiunge standard di rendimento eccezionali. Totò Di Natale è il primo violino di un'orchestra diretta a centrocampo da D'Agostino e Inler. Parte prevalentemente dalla sinistra per poi imbucarsi in area con velenosa efficacia. Al centro c'è Fabio Quagliarella, 25 anni, un cavallo di razza, capace di conclusioni coraggiose e spettacolari. Mi faccio, diciamo, ingolosire quando vedo una palla... Una palla da calciare al volo, anche se tante volte è meglio stopparla, però più forte di me. Ci provo, ma la palla spacca. È un giocatore imprevedibile perché fa gol impossibili. E a volte Fabio gli dai la palla a 40 metri, si gira e tira. Lui non si fa il problema se può fare un tiro non all'altezza di Quagliarella. Io lo chiamo l'uomo dai gol impossibili.
A destra brilla la stella di Simone Pepe, classe 1983, scuola giallorossa, perfetto esterno destro con licenza di attaccare. Non a caso siamo stati convocati in nazionale io, D'Agostino, tornato Quagliarella, per cui penso che questo sia stato un ulteriore premio per noi e per la società, perché avere il tridente dell'Udinese in nazionale penso sia il top per ogni squadra. Soprattutto c'è da dar merito anche comunque ai CT, Mister Lippi, che comunque non guarda solo le primissime squadre, ma dà anche importanza alla squadra come l'Udinese. Questo è il sogno di tutti da bambini, giocare in Serie A e giocare in nazionale. E non è finita qui. Le alternative di qualità non mancano. La prima è rappresentata dal napoletano Antonio Floro Flores, piedi buonissimi e fantasia in quantità. Il futuro è assicurato dal cileno Alexis Sanchez, 20 anni, scoperto dagli abilissimi talent scout friulani. Attaccante piccolo e rapido, doti tecniche da classico giocatore sudamericano, ottimo senso nel gol. Per il momento è in quinta fila, ma presto diventerà un top player. Il nostro potenziale non si assesta su standard riconoscibili. L'Udinese è formata da giocatori giovani, che possono solo migliorare, e da elementi affermati come Antonio Di Natale, che è rimasto con noi nonostante le ricche offerte. Oggi il progetto Udinese è cambiato. I calciatori più forti ce li teniamo ben stretti. È una bella favola quella dell'Udinese. Si vive il momento magico, ma le grandi non ci stanno. Inter e Milan si rifanno sotto, si rimette in corsa anche la Juventus, che ha mezza squadra in infermeria. Bentrovati all'anteprima di 90° minuto. Inter che riconquista la vetta solitaria, insegue il Milan che fa il suo dovere contro il Chievo, poi la Juve che aveva già fatto per intero il suo dovere contro il Genoa, anticipando giovedì. L'Inter mostra i muscoli. Nero-azzurri cinici e concreti. Primo tempo attendista, poi le stoccate vincenti di Ibra. Mourinho è leader indiscusso, ha in pugno lo spogliatoio. Prima parte di stagione da incorniciare per i nero-azzurri, 17 partite, una sola sconfitta. Lo special one è soddisfatto, aspettando la Juventus. Preferisco giocare contro una Juve con tante vittorie, giocando bene e con fiducia, che giocare contro una Juve in un momento difficile. Il Milan è risorto, Ronaldinho dimostra di essere un top player. Continua a segnare reti, spesso decisive. Perfetto, no? Tenere il carino di tutti, no? È perfetto avere l'affetto di tutta questa gente. Mi sento bene, sto giocando, faccio gol e cerco di aiutare la squadra. Sono molto contento. Soprattutto devo ringraziare Carlo Ancelotti, che mi sta aiutando tantissimo ogni giorno per inserirmi in questo mio primo periodo. E poi anche i miei compagni di squadra, ovviamente. Lui sta lavorando molto bene, con molto impegno, con molta applicazione. Poi dopo è naturale, quando lavori così, poi i risultati li metti sul campo. Kakà è la solita garanzia. Si rivede anche Inzaghi, uno che vive per il gol. Inzaghi, l'esperienza, il fiuto. La Juventus si aggrappa ai suoi big e vince 4 partite di fila. Tu ci devi spiegare che diavolo è successo alla Juventus di bello, di positivo, dopo che eravate sull'orlo del bar. Sì, cosa vi siete detti? Cosa è successo? Sicuramente abbiamo ritrovato un po' quella mentalità che avevamo l'anno scorso. Cioè, all'inizio avevamo fatto anche buoni risultati, ma ci mancava quel qualcosa che purtroppo fai fatica anche a trovare. Pavel Nedved non molla. Alex Del Piero disegna parabole perfette in attesa del rientro di Buffon e Trezeguet. Il popolo juventino ritrova la fiducia. Ranieri dopo il derby diceva che era mezzanotte, dopo il Bologna ha detto che si erano fatte le 2 di notte, adesso secondo te per la Juventus che ora è? Ha usato un'allegoria carina il mister, devo dire che dobbiamo continuare. Ma si vede l'alba? Sì, si può vedere, però dobbiamo continuare a pensare che sia notte, nel senso che abbiamo da finire un bel ciclo e dobbiamo finirlo bene rispetto al precedente. 7 vittorie consecutive fra campionato e Champions, sabato Inter-Juve. Derby d'Italia, la Juve è grande e Del Piero è il suo profeta, questo va detto. Ma aspetterei prima di dire dove può arrivare questa Juve, la grande partita di sabato, perché è la partita che ci darà veramente la dimensione di questo confronto. C'è il mago Ibrahimovic che è meritevole del pallone d'oro, perciò dopo la partita di sabato sapremo veramente chi è la squadra da battere per questo campionato. Il
Il Napoli è la quarta forza del campionato. Il San Paolo scopre un nuovo eroe argentino. È il centravanti Denis. Rivediamo i tre gol, la prima tripletta partenopea di Denis che sale a quota 5 in questo campionato. Ma va detta, oltre i tre gol di Denis, la prova straordinaria di Hamsik, l'uomo in più, che è un ragazzo con una grande intelligenza in campo, ha messo tutto e poi ha saputo giocare molto per la squadra. Mauro Zárate continua a tenere per mano la Lazio, che si mantiene nel gruppetto di testa grazie ai gol di Tommaso Rocchi e del solito Pandev. La striscia positiva si interrompe il 16 novembre 2008 nel derby capitolino. Era dal marzo del 1977 che la Roma non vinceva un derby con il punteggio di 1-0. Allora fu Bruno Conti a segnare, stavolta è Giulio Battista, su cross di Francesco Totti. Così nel primo derby senza Franco Sensi, la Roma per la prima volta dopo 8 partite ufficiali non prende gol e ottiene la 100ª vittoria dell'era Spalletti. Non è facile giocare mai in questa situazione di classifica, soprattutto perché noi non siamo abituati, insomma, a lottare per la salvezza. Rimane la delusione di aver perso un derby a cui tenevamo veramente tanto e allo stesso tempo però c'è la consapevolezza comunque che siamo comunque un'ottima squadra. Adesso inizia o continua la cura finché non arriveremo nelle zone alte. È il segnale della riscossa dei giallorossi, che una settimana prima avevano ritrovato il loro capitano Francesco Totti. Continua il miracolo del Catania. Zenga cambia spesso moduli e schemi, colpisce il lavoro sulle palle inattive. Le punizioni ai corner diventano momenti da seguire con particolare curiosità. 40esimo, punizione di Mascara. La barriera è folta, ma la traiettoria è ugualmente vincente. L'uomo in più dei siciliani è Giuseppe Mascara, piccolo attaccante che il 16 novembre 2008 segna tutti i gol del 3-0 sul Torino. La tripletta di Mascara permette al catanese di salire al terzo posto insieme a Zárate e Ibrahimovic. Certo, oggi la differenza l'ha stoccata a Mascara, ma l'intero gruppo rossoblu convince per impegno e motivazione. La Fiorentina sente la mancanza di Gilardino, squalificato con la prova TV. Nella partita contro il Palermo il 26 ottobre 2008 aveva segnato con la mano, senza che l'arbitro se ne fosse accorto. Qui c'è da valutare la volontarietà o meno di Gilardino e io, devo essere sincero, vedo la volontarietà perché è il braccio che indirizza nettamente il pallone in rete, vedete? Il pallone andava da un'altra parte. Allora, eccolo Alberto Gilardino, collegato da Palermo con Carlo Paris. È arrivata questa palla in area, però è stata talmente veloce che non mi sono neanche reso conto di averla presa con la mano. Quindi cioè, non era un gesto volontario? No, assolutamente, non era un gesto volontario. E sinceramente ho ricevuto questa ginocchiata da dietro, sono stato scoordinato e con il braccio ho fatto gol. Il Genoa saluta il pieno recupero dell'italo argentino Thiago Motta e Amira Milito, che ne fa tre alla regina, sempre più ultimo. La Sampdoria festeggia le 200 partite in A di Antonio Cassano, il Siena fa suo il derby toscano, il Palermo si gode i suoi bomber, il Torino applaude il gol di tacco di Nicola Amoruso, il Lecce si affida a Tiribocchi, mentre l'Atalanta, dopo il boom iniziale, è risucchiata centroclassifica. Riemerge dalle secche il Cagliari con i gol di Robert Acquafresca e Jeddah. L'incontenibile esultanza di Eccellino in tribuna. Il Cagliari ha confermato la sua crescita rispetto al difficile, al delicato avvio di campionato. Massimiliano Allegri è riuscito a difendere il suo posto. Il Bologna e il Chievo invece cambiano l'allenatore. Siniza Mihalovic sostituisce Arrigoni sulla panchina rossoblù e Mimmo Di Carlo rileva Beppe Iachini su quella dei Veneti. Dopo 12 giornate torna il predominio delle grandi. È il 22 novembre 2008, anticipo del turno numero 13. Il calendario mette di fronte Inter e Juventus. Montari segna il gol partita e i nerazzurri allungano approfittando del pareggio esterno del Milan a Torino. Il Napoli aggancia i bianconeri al terzo posto. Antonio Cassano fa il mattatore contro il Catania. Francesco Totti e Mirko Vucinic spingono la Roma che abbatte il Lecce. Pensi che sia ancora possibile recuperare questo quarto posto? Ma il nostro obiettivo è normale che è arrivare tra i primi quattro, però in questo momento, fino a una settimana fa, pensavamo tutti che la Roma retrocedeva, era una squadra di pippa, adesso è cambiato il vento, perciò cercheremo di dare continuità a questi risultati che stiamo facendo. C'è da risalire.
c'è da ambire poi alle prime posizioni ancora, e se non ci riuscissimo questo sarebbe segno che abbiamo sviluppato male quella che è la nostra professione. Un terzo del torneo è archiviato. La 14ª giornata è spalmata tra il 29 e il 30 novembre 2008. Il campionato potrebbe essere ad una prima svolta. Tutto il calcio minuto per minuto. Gentili ascoltatori, buon pomeriggio dagli studi di Saxa Rubra di Radio 1 Rai. Negli anticipi di ieri il rotondo successo della Juventus sulla Regina, 4-0 il risultato, e a completare la quaterna è stato Alex Del Piero col suo 250esimo gol in maglia bianconera. In precedenza nel pomeriggio pareggio per 1-1 fra Catania e Lecce. Allora abbiamo tutti i finali di tempo per quanto riguarda le partite del campionato di Serie A. Inter in vantaggio su Napoli per 2-1, 3 gol di pregevole fattura, 3 gol bellissimi al volo, quello di Cordoba, di tacco quello di Montari, e favorito da un tacco smarcante di Zalageta dopo una splendida triangolazione, quello di Lavezzi. Roma. Roma e Fiorentina 0-0, squadra negli spogliatoi. Bergamo. Atalanta 0, Lazio 0, linea Udine. Squadre ancora negli spogliatoi, al termine del primo tempo Udinese 0, Chievo 0, Siena. Squadre al riposo dopo un minuto di recupero, Siena 1, Torino 0, Maccarone al 18esimo minuto, la linea Genova. Genoa 0, Bologna 0, Cagliari. Squadre negli spogliatoi col punteggio di Cagliari 0, Sampdoria 0, Provenzali. Alle 15:00 minuti e 35 secondi comincia la seconda parte di tutto il calcio minuto per minuto. Gol del Cagliari, siamo al terzo minuto, Geda in rete, Cagliari 1, Sampdoria 0 al terzo minuto della ripresa. Sono dotato comunque di un buon stacco, una buona esplosività, voglio dire, e alla fine basta prendere il tempo all'avversario. Atalanta in vantaggio esattamente al 9° minuto del secondo tempo, cambia il punteggio, Atalanta 1 Lazio 0, marcatore il cileno Valdés. Scusa Cucchi, Genoa in vantaggio, è stato Sculli di testa al 9° minuto. Genoa 1 Bologna 0, a te. Il vantaggio della Roma con Francesco Totti al 14esimo minuto. Roma 1 Fiorentina 0, tra linea. Inter sempre in vantaggio sul Napoli per 2-1, e al 15esimo azione di forza e di classe di Ibrahimovic, che ha impegnato con un tiro davvero molto potente il portiere del Napoli Jezzo, che si è disimpegnato con un grandissimo intervento sul suo palo. Pareggio del Bologna, siamo al 17esimo. Di Vaio, Genoa 1 Bologna 1, a te. A Bergamo siamo al 23esimo del secondo tempo, c'è l'Atalanta con Floccari a tu per tu e con il raddoppio. Floccari segna dunque in contropiede, ancora una dormita collettiva della difesa laziale al 23esimo minuto del secondo tempo, la linea al Friuli. Attenzione, è passato in vantaggio il Chievo sugli sviluppi di un calcio d'angolo, c'è stato l'autorete di Felipe che sblocca il risultato nel finale. Finale da Cagliari, Cagliari batte Sampdoria 1-0, a te Forno. A Bergamo la partita è finita proprio adesso, Atalanta batte Lazio 2-0. C'è il finale del Franchi, Siena batte Torino 1-0, a te la linea. Non c'è più tempo, finisce qui il confronto di San Siro e finisce con il successo di misura dell'Inter sul Napoli. Finale Inter 2, Napoli 1, Provenzali. È finita la partita di Genova, Genoa e Bologna 1-1. Roma batte Fiorentina 1-0, decide il gol di Totti al 15esimo del secondo tempo. La Roma completamente diversa da quella che aveva iniziato questa stagione, non perché è cambiato niente, è cominciato a girarci bene qualcosina, a girarci meno male soprattutto, insomma. E meno infortuni, siamo rientrati tutti quanti, ci alleniamo tutti insieme e qualcosa è cambiato anche dentro di noi, insomma, le partite perse, i fischi, le contestazioni, i tiri, insomma, non sono cose che ci meritiamo. A chiusura di programma nel posticipo di stasera Palermo-Milan, l'appuntamento è alle 20:25. Lancio millimetrico per Pato, per Rocchi non ci sono dubbi, calcio di rigore Ronaldinho, lo ipnotizza così Amelia, ma ad inizio ripresa questa volta colpisce Miccoli ed è 1-0 per il Palermo. 14esimo, Liverani, assist per Cavani, stacca su Maldini e il pallone che supera anche Abbiati, e il Palermo che va sul 2-0. Al 34esimo Balzaretti pesca Simplicio solo in area ed è il gol del 3-0. Ronaldinho, secondo rigore per il Milan, il sesto in questo campionato. Ronaldinho dal dischetto e questa volta è 3-1. Insomma, che Palermo!
Io ho fatto la mia parte, sono contento di questo perché volevamo a tutti i costi dare una svolta e cercare di fare bene. Abbiamo ottenuto una grossa vittoria, un risultato meritato, quindi siamo contenti. Io personalmente sono molto, molto contento per il gol perché ho dato un mio contributo importante alla squadra. Grazie, grazie a tutti, buonasera, ben ritrovati amici della Domenica Sportiva, l'appuntamento più tradizionale, più antico e speriamo magari anche più bello, speriamo lo consideriate così. Comunque, bentornati alla Domenica Sportiva in una giornata di campionato che tra gli anticipi di ieri e le partite del pomeriggio ha delineato una fisionomia ben precisa per la classifica. L'Inter è a più 6 della coppia Juventus e Milan è appaiata al secondo posto. Sono 4 le vittorie consecutive per i nerazzurri, che diventano 5 la giornata successiva con il netto 3-0 alla Lazio. Fate paura veramente al campionato e non solo, insomma un Inter che è quasi perfetta, sei d'accordo? Su tutte le punte che possiamo prendere, prendiamo, perché contano al fine, sì. Juve e Milan non mollano, Giovinco fa il Del Piero su punizione, mentre Kakà è sempre più decisivo. Ottimo momento per la Fiorentina che travolge il Torino in crisi. In vetrina ancora Gilardino che sale a quota 11 gol. Torna a sorridere il popolo giallorosso. Un fantastico gol di Menez basta alla Roma per battere il Chievo e agganciare la Lazio. Spalletti ha modificato l'assetto tattico. Fuori gli esterni, dentro un mediano una punta. Brighi è il cervello della manovra. E in avanti Baptista sta dietro la coppia Totti-Vucinic. Il campionato ritrova una protagonista. Poi c'è il Genoa che vince il derby e consolida la sua ottima classifica. La squadra di Gasperini gioca a memoria, spregiudicato con il suo 3-4-3 e forte di un nuovo gol di grandissimo spessore, Diego Milito, un principe rossoblù. C'è un Diego che ha fatto sfracelli fino a questo momento e che è l'emblema di una squadra che è quinta e ha 2 punti dal Milan e che probabilmente sta giocando forse il miglior calcio in assoluto, un allenatore bravissimo, Gasperini, e addirittura la prospettiva, dopo 32 anni, di magari chiudere il campionato davanti alla Sampdoria. Il Genoa non batteva la Sampdoria da 8 anni. Lo aveva detto che avrebbe segnato il gol decisivo nel derby e che lo avrebbe fatto sotto la gradinata nord. Un gol che ha fatto saltare in aria il Luigi Ferraris e che ha fatto entrare Diego Milito nel pantheon dei grandi genoani di ogni tempo. E dopo 6 anni il Genoa torna a vincere un derby duro, ruvido, 7 vittorie per il rossoblù e tutte a Marassi. Milito, una gioia così per te? Sì, importantissimo, veramente incredibile. Un giorno che ho sognato, perché fare un gol in un derby, primo derby, e vincerlo sicuramente una giornata che oggi sono troppo felice. Ti senti il trascinatore di questo Genoa? No, io sempre devo, quello che sto facendo, tutti i gol, devo ringraziare i miei compagni, l'ho detto sempre e lo sento così, perché credo che dietro a me c'è una squadra di grandissimi giocatori che fanno il suo mestiere benissimo. Aveva già indossato la maglia rossoblù del vecchio Grifone, questo argentino con nome e cognome tricolori. Era successo tra il 2004 e il 2005. E aveva anche segnato molti gol, tanto che il Genoa era risalito in Serie A, prima che arrivasse la giustizia sportiva ad annullare tutto. È definitivo, parliamo di calcio, il Genoa precipita in Serie C. La CAF ha respinto l'appello della società confermando in pieno le condanne emesse dalla disciplinare sulla vicenda della partita con il Venezia. Ha 27 anni. Cresce in Argentina con il Racing Club, poi fa ottime cose con il Real Saragozza in Spagna. Il Genoa lo tesserà all'ultimo tuffo, prima che chiuda il mercato estivo. Veramente ringrazio tantissimo a tutti i tifosi, perché per me è stata la scelta giusta tornare. Questa è la mia casa, l'ho detto sempre, anche quando sono andato via, ho detto che non era per sempre, sicuramente era un arrivederci. Bueno, adesso
siamo un'altra volta qua a Genova. So che questa è la mia casa e sono troppo felice. Un colpo eccezionale. Milito è in forma, parte a razzo. L'inizio di stagione con i rossoblù è devastante. Una media gol impressionante e il primo posto nella classifica cannonieri davanti a big quali Gilardino, Ibrahimovic e Marco Di Baio. Certo, il sistema di gioco del Genoa gli piace parecchio. Tridente offensivo, lui è il vertice avanzato. Ai suoi fianchi ci sono Sculli e Gasparroni, con Palladino prima alternativa. Tutti giocatori cresciuti nel vivaio della Juventus, lo stesso in cui si è formato Giampiero Gasperini, il vero artefice del successo genoano, grazie alle sue idee di gioco, sperimentate fin da quando allenava le giovanili bianconere. Diego Milito, un goleador implacabile, e i tifosi del vecchio grifone sono autorizzati a sognare. Diego Alberto Milito è l'emblema vivente dell'antipersonaggio. Uno che a strizzarlo come un limone non regalerà mai un titolo ai giornali. Eppure questo giovanotto argentino è diventato, suo malgrado, l'eroe eponimo della palingenesi del vecchio grifone. Genoa sicuramente meno brillante rispetto ad altre volte, ma un Genoa che respira l'aria dell'alta classifica. Con il Genoa di Milito, felice realtà stagionale, il campionato si avvia al giro di boa previsto per il 18 gennaio 2009. E le sorprese non mancano. Grazie e ben ritrovati amici della Domenica Sportiva. A metà stagione, al cosiddetto giro di boa, il campionato si accende davvero al massimo livello, come forse non eravamo più abituati a vedere da diversi anni. Dicembre è ancora un mese nerazzurro con Ibrahimovic e Maicon, uomini chiave. Dopo la sosta natalizia però l'Inter traballa. Il primo campanello d'allarme è il pareggio casalingo con il Cagliari, che tuttavia basta per conquistare il titolo di campione d'inverno con un turno d'anticipo. La giornata successiva ecco la clamorosa frenata, 3-1 a Bergamo, una sconfitta che pesa tantissimo. Di tonfo dobbiamo parlare, no Salvatore? Cosa, la peggior partita credo dell'Inter. Diciamo che il gioco non se n'è mai visto tantissimo. Togli la spinta di Maicon e le invenzioni di Ibrahimovic, in questo momento l'Inter sta faticando. Vabbè, scusi Bagni, ma cosa ne sa lei? Scusi, la squadra ha giocato benissimo, ha giocato, andato bene, quindi non capisco cosa sta dicendo. Confondito. Io sono con lei, Presidente. Io sono con lei. Difficile. E Mourinho, Presidente, che ci dice di Mourinho? Ah, Mourinho è una persona simpatica, bravissima. Spero che vada via. Il campionato si riapre. Fino a che punto può essere preoccupante una sconfitta di questo tipo? Ah, il primo giro è finito. E finirà di un modo dove l'Inter è primo. E tutti gli altri 19 piacerebbe a tutti essere nella posizione che siamo noi. In questo senso non è preoccupante, perché l'atteggiamento per me è il più negativo. Gli errori difensivi è negativo anche per me. Conoscendo le squadre di Mourinho, insomma, il girone di ritorno migliorano, anche perché Mourinho o non Mourinho, insomma, un allenatore che arriva nuovo, piano piano deve conoscere i suoi giocatori, per cui è logico che nel girone di ritorno i giocatori avranno ancora di più capito la filosofia del nuovo allenatore, per cui c'è da aspettarsi un ulteriore slancio dell'Inter. E certo, io faccio l'allenatore della Juventus, questo non glielo posso augurare. La Juventus al termine del girone d'andata ha soli 3 punti dall'Inter grazie a 3 vittorie consecutive e un pareggio. Il 4-2 sul Milan alla 16ª giornata ha eletto i bianconeri come seconda forza del campionato. Amaury mantiene una media gol notevole. Alex Del Piero dà ancora più sostanza alla sua leggenda. Del Piero, 251 realizzazioni con la maglia della Juventus. Chiellini è ormai una garanzia. Momo Sissoko è la diga di centrocampo. Il Milan non demorde. La sconfitta con la Juve scuote i rossoneri, che travolgono un irriconoscibile Udinese. Lungo lancio per Favalli a campo. Il cross sul filo dell'out sta accappato ed è l'1-0. Quinto gol in campionato per il Papero. Pato e Kakà, ancora loro gli uomini gol, mentre all'orizzonte si affaccia David Beckham, nuovo arrivo rossonero del mercato di gennaio, per un'operazione che suscita curiosità
qualche dubbio. Beckham è una piccola impresa, non è soltanto un giocatore, è uno sportivo in grado di calcare le passerelle della moda come del resto dei campi di calcio, è parte dello star system. Ma ormai è un attore che gioca a calcio ogni tanto e quindi ci sforzeremo di valutarlo come giocatore senza pensare a tutto questo battage da Repubblica delle Banane che c'è intorno. Per il Milan indubbiamente è un investimento, il merchandising rappresenta ormai per le squadre di calcio una parte importante del business, ma soprattutto per compensare le spese che ormai sono veramente molto alte. Un gradino sotto il terzetto delle grandi c'è la Fiorentina, dove brillano Mutu, Montolivo e Felipe Melo. Felipe Melo è l'autentico dominatore del centrocampo, segna e il suo gol ha fatto tornare grande la Fiorentina, lo avvicina a una convocazione di Dunga. La Lazio ha un sussulto e risale in classifica. E Goran Pandev è l'uomo in più dei biancocelesti. Sua la tripletta nel successo esterno con la Regina, che chiude l'andata all'ultimo posto, nonostante l'esonero di Orlandi, sostituito da Pillon. Per il Macedone, 8 reti in questa stagione, prima tripletta con la maglia della Lazio. Per Pillon, invece, una sconfitta pesante, amaro, esordio in casa. Quando si gioca in casa, fai due gol, le partite le devi vincere, abbiamo commesso delle ingenuità a livello difensivo, ma soprattutto nelle uscite di gioco, perché su palle in possesso nostro abbiamo perso palla, abbiamo consentito loro le ripartenze che sono molto bravi in questo e hanno fatto bene. Continua il buon momento della Roma. Giulio Baptista regala gol favolosi. Pensi di continuare a giocare in questo ruolo o pensi di tornare trequartista e quale veramente preferisci? Perché tu avevi detto io preferisco giocare come seconda punta. Sì, è vero. Sono una seconda punta, ma in assenza di calciatori come Totti e Vucinic il mister mi chiede di giocare in questa posizione per aiutare la squadra e io la sto aiutando come posso, anche segnando dei gol. La Roma doveva fare un campionato sopra a quello che ha dimostrato poi nel girone d'andata, anche se nell'ultimo periodo ci stiamo riprendendo, perché su 11 partite ne abbiamo vinte 9 e sono risultati importantissimi. C'è stata una svolta nella stagione della Juve, c'è stata una svolta anche nella stagione della Roma, dopo quell'inizio di campionato così deludente, fallimentare, così pesante. Cos'è successo? Cosa davvero è avvenuto all'interno della squadra? Ce lo puoi dire, Bruno? Sembra in questo momento di essere tornato il primo anno di Spalletti, quando abbiamo fatto tutte quelle vittorie consecutive. Era impossibile che questa squadra, questo gruppo, avesse cambiato così totalmente. Per cui io penso che inizialmente c'è stata anche grande difficoltà per gli infortuni che abbiamo avuto. Questo gruppo, da qui andando avanti, ci darà grandi soddisfazioni perché sta ritornando quello di prima. 25 gennaio 2009. Inizia il girone di ritorno. Il mercato di riparazione non stravolge le rose. Beckham è il nome suggestivo. Pazzini, ex Viola, cerca un rilancio alla Sampdoria. Finisce invece qui l'avventura italiana di Quaresma, spedito al Chelsea. Dopo la sconfitta a Bergamo, l'Inter si scuote subito. Due vittorie consecutive, il ritorno al gol di Adriano. Secondo gol in campionato per Adriano, il terzo fra Coppa Italia e campionato nel giro di 15 giorni, un Adriano ritrovato anche sul piano del rendimento. E le solite prodezze di Ibrahimovic. Salta il portiere avversario Ibrahimovic e deposita nella rete ormai sguarnita il suo 13° gol in questo campionato, 99 partite Inter, 53 gol per Ibrahimovic. 10 contro 11 per 65 minuti, eppure un Inter vincente a Catania, una dimostrazione di sicurezza e di personalità, un Inter che ha concesso alla squadra di Zenga nel secondo tempo soltanto due conclusioni insidiose. La classifica alla 21esima giornata vede più 6 l'Inter sulla Juve e più 8 sul Milan, a quota 41. La Juventus non regge il passo nero-azzurro, torna Buffon. Tornato giusto in tempo il portiere, quando serve, per dire no ad una bella Fiorentina. Credo che il fatto che anche Alex abbia fatto bene mi ha aiutato in modo da potermi recuperare completamente, rigenerare, e questo mi ha fatto piacere. E poi Claudio Marchisio, che ha trovato ieri il primo gol in Serie A. Sono contentissimo, devo tutto alla squadra che mi ha fatto sempre star bene, poi ho splendido assist di Alessandro, quindi diciamo un sabato sera indimenticabile. Il primo gol di Marchisio in Serie A vale 3 punti, poi seguono due sconfitte e il distacco dalla vetta alla 23esima giornata si fa pesante, 7 punti dall'Inter capolista. Un campionato dove ci sono insidie sempre e purtroppo noi ne abbiamo fatte le spese questi ultimi 5 giorni, quindi
perché non crederci. Il Milan saluta i primi gol di David Beckham e le nuove prodezze di Kakà e Papo. Poi inciampa sulla regina. Davide Di Gennaro, con tutta l'irriverenza dei suoi 20 anni, buca a Biati e fa venire la febbre ad Ancelotti e compagnia. E l'Inter si allontana sempre di più. Questo è un Milan tanto brasiliano, ma poco fisico, soprattutto. L'Inter dimostra che questo campionato probabilmente lo sta vincendo non solo con la qualità, ma anche con la fisicità. La Fiorentina pare decollare con 3 vittorie consecutive. Il Genoa continua a stupire. Simpliso tiene sul Palermo di Ballardini. Il tridente giallorosso, composto da Totti, Vucinic e Baptista, garantisce alla Roma gol e punti in classifica. Mancano tante partite, abbiamo visto che ci vuole poco per tornare 4-5 punti indietro, quindi mantenere questa continuità ci porterà sicuramente in Champions. Poi c'è il Cagliari di Allegri, che dalla 20esima alla 23esima giornata conquista 9 punti. Dunque, terza vittoria consecutiva per il Cagliari, squadra che dimostra qualità, carattere e sa lottare nei momenti difficili. Gioca bene la formazione sarda, difesa a 4, nel mezzo Fini, Daniele Conti e Biondini, più il genio di Kossu, vertice alto del rombo di centrocampo. In attacco 2 punte, Acqua Fresca e Jeddà, con Matri in alternativa. Ne fa 4 alla Lazio all'Olimpico, batte la Juve a Torino per 3-2. Vigilia della 24esima giornata, occhi puntati sul derby di Milano. I rossoneri devono vincere per la loro classifica e per tenere vivo il campionato. Il turno è decisivo con la Juve che riceve la Sampdoria ed attende buone notizie da San Siro. Il calcio minuto per minuto. Gentili ascoltatori, buon pomeriggio dagli studi di Saxa Rubra di Radio 1 Rai. Alla 24esima giornata di campionato, gli anticipi del sabato hanno registrato un doppio pareggio per 1-1, prima quello fra Lazio e Torino e poi il serale fra Napoli e Bologna. E come sempre partiamo ricordando la situazione Torino. Juventus 0, Sampdoria 1. Una magia di Cassano, un passaggio illuminante per Pazzini. La Sampdoria si è portata in vantaggio al decimo del primo tempo, trasformando la gara della Juventus in un faticoso e costoso attacco in termini di energie alla retroguardia blucerchiata. 0-0 tra Atalanta e Roma. Genova. Genoa 2, Fiorentina 0. Grazie agli spunti vincenti al 12° minuto di Thiago Motta e al 38° di Palladino. Linea Reggio Calabria. Regina 0, Palermo 0, Cagliari. Cagliari 0, Lecce 0, Siena. Siena 0, Udinese 0, Verona. Chievo 0, Catania 1, studio. Comincia la seconda parte di tutto il calcio minuto per minuto, la 24esima giornata del campionato di Serie A. Grandissimo gol del Cagliari, Fini al 3:40, Cagliari 1, Lecce 0. Potevo sbagliare, un'occasione così importante, non mi capita spesso di arrivare al tiro, oggi è andata bene. C'è un calcio di rigore per il Siena, è stato atterrato Cargia, parte Maccarone, batte di destro, il tiro parato, ancora Maccarone, rete! E passa dunque in vantaggio il Siena su calcio di rigore realizzato da Maccarone. A Genova il decimo della ripresa, Genova sempre in vantaggio per 2-0, Genova che si porta in avanti e c'è un giocatore del Genova che finisce a terra in piena area ed è calcio di rigore. E il vantaggio dell'Atalanta, 6:45, Atalanta 1. Roma 0, a te la linea. Parte il tiro, gol! 3-0 per il Genoa quando siamo all'11° minuto del secondo tempo, 15esima rete stagionale per Diego Milito, Genoa 3, Fiorentina 0. Il raddoppio dell'Atalanta con Doni, Atalanta 2, Roma 0 al 10° minuto, ripetiamo Doni. Torino. Parte una cross che attraversa l'intero specchio della porta, colpisce il palo alla destra di Buffon, linea Bergamo. Dove l'Atalanta adesso va via in contropiede, Atalanta che in vantaggio per 2-0, Doni entra in area di rigore, Doni scarta un avversario, la conclusione 3-0. Il terzo gol di Doni, micidiale, contropiede dell'Atalanta, Roma al tappeto. Atalanta 3, Roma 0, la linea Genova. Genoa 3, Fiorentina 1 al rigore di Milito, all'11° ha risposto poi il rigore trasformato da Mutu al 15°. Entra
immediatamente l'Olimpico Risolino per segnalare il pareggio della Juventus con un colpo di testa di Amauri. 17 minuti trascorsi, Juventus 1, Sampdoria 1. Il pareggio dell'Udinese con Di Natale, siamo al 26esimo della ripresa, Siena 1, Udinese 1. Attenzione, cambia ancora il punteggio a Marassi al 35esimo minuto, Fiorentina 2, Genoa 3, ha segnato Mutu su calcio di punizione. Attenzione studio, c'è il finale del Granillo, Regina e Palermo 0-0. Attenzione, ha pareggiato la Fiorentina esattamente al 90esimo, il gol del 3-3 firmato ancora da Mutu. Sul gol di Mutu l'arbitro ha mandato le squadre negli spogliatoi. Incredibile, rocambolesco pareggio, Genoa 3, Fiorentina 3, a te la linea. Anche qui è finita la partita, nessun minuto di recupero concesso dal direttore di gara. Atalanta batte Roma 3-0 proprio nel finale, espulso per rotta. Cerchiamo di fare degli scherzi importanti però meritati, perché mi sembra che sia contro l'Inter, con le grandi squadre, ma anche con le squadre nostra portata, la squadra rende molto bene. Il pareggio del Chievo al secondo minuto di recupero, la rete di Colucci, l'ex. Il doppio del Cagliari, siamo al 49esimo, scusami, Matri in contropiede, Cagliari 2, Lecce 0, a te. Finita qui a Verona, Chievo 1, Catania 1. Finale tra Juventus e Sampdoria 1-1 con reti di Pazzini e di Amauri. Prima contro terza, Inter contro Milan. La stracittadina milanese promette spettacolo e quindi va al posticipo serale per assicurarsi il massimo di attenzione. 28esimo minuto, Maicon, Zanetti, ancora per Maicon, il cross, supera anche Maldini, Adriano è smarcato, il colpo di testa, anzi il colpo di braccio in rete, volontarietà o meno, e finisce qui. Che derby, vittoria numero 92 dell'Inter che manda il Milan a meno 11. Come cambia la vita, prima di Natale tante difficoltà, adesso sei di nuovo l'imperatore di Milano, un gol che può valere lo scudetto. Quello che è passato prima è stato bene per me, per imparare, per tutto, quindi oggi sono qua, il presidente mi ha dato la fiducia, il gruppo, l'allenatore, quindi sono molto felice di oggi, spero di fare sempre così, dare il mio contributo per i miei compagni che loro veramente mi hanno accolto tantissimo. È scudetto? Speriamo di sì, non è ancora finita, però speriamo che possiamo continuare così per portare a casa ancora questo scudetto. Il successo nel derby proietta l'Inter a più 9 sulla Juventus, fermata sull'1-1 dalla Samp del rigenerato Pazzini. 4 gol in 6 gare da blu cerchiato l'area di Genova, un tocca sana per l'ex Fiorentina. Sì, quest'area di Genova fa bene, sono molto, molto contento, un bel periodo in cui riesco a far gol, quindi sono molto contento di ripagare la fiducia che mi hanno dato sia la società, i tifosi e la città. Il campionato si colora sempre di più di nerazzurro e saluta per l'ultima volta Candido Cannavò, che muore il 22 febbraio 2009. Vogliamo ricordarlo naturalmente anche noi questa sera, perché Candido era una persona che era ormai di casa un po' per tutti, testimone dello sport da 60 anni, dei suoi 78 anni di vita, quindi c'è stato sempre, per tutti noi che facciamo questo mestiere, da sempre, è stato un punto di riferimento, un grande, grandissimo narratore di sport e di cose sportive. L'Inter è un rullo compressore, ha più testa, più fame, più muscoli e alternative di qualità. Tra queste c'è Mario Balotelli, suoi gol decisivi contro Bologna, Roma e Genoa, prima che torni Mago Ibra a regalare la vittoria contro la Fiorentina. Alcuni atteggiamenti sono incorreggibili, diciamo la verità, di Balotelli, ma io dico, come si può lasciare fuori uno come Balotelli? Io accanto, questa è la mia opinione però personale. Però sta facendo maturare mia anche, opinione o no? Personale. Crescere, I bianconeri sono lì, Marchisio è il nuovo principino della Juventus, uno dei tanti giovani a cui si affida Ranieri, tra i quali spicca il difensore Giorgio Chiellini, match winner nel derby di sabato 7 marzo 2009. Ma era importante vincere perché il derby è sempre il derby, non conta i punti di vantaggio che tu hai sulla tua concittadina, non conta nulla, conta soltanto quanto cuore hai, quanta forza hai, quanta determinazione e intelligenza tattica. La Juventus si aggiudica così il derby e rimane in scia a 7 lunghezze dall'Inter. Il Toro ha lottato e tenuto per un tempo, poi i bianconeri sono usciti alla distanza. La squadra di Ranieri, come contro il Napoli, ha fatto di necessità virtù, minimo sforzo, massimo risultato. Il Milan è staccato 11 punti dai cugini nerazzurri.
è stato esposto uno striscione curioso, definiamolo così, una volta una squadra da sogni, adesso una squadra da Circo Togni. Lei come la commenta, dottore? Ma io lo commento bene, perché io andavo da ragazzo a vedere il Circo Togni, Darik Stogni era il mio idolo, e Darik Stogni quando entrava nelle gabbie con tigri e animali feroci era formidabile. Vorrei essere Darik Stogni. Ma ci sono ancora molte giornate da giocare, è Pippo Inzaghi a spingere i rossoneri. Per lui alla 28esima giornata c'è il fantastico traguardo dei 300 gol in Serie A. Qual è il segreto, Pippo, a 36 anni? Il segreto è amare quello che si fa, insomma. Io penso che la voglia, il fatto di sentirsi sempre giovane, di amare molto quello che si fa, a volte insomma, nella mia carriera mi ha regalato delle gioie indescrivibili, ed essere qui, insomma, a 36 anni a togliermi ancora queste soddisfazioni è veramente qualcosa che mi riempie d'orgoglio. La quarta forza è sempre più il Genoa. Magico momento per il Genoa, che consolida il quarto posto ed è deciso a conquistare la zona Champions. Un gradino sotto c'è sempre la Fiorentina, trascinata da un Adrian Mutu incontenibile. La Roma c'è. Il 3-3 a San Siro alla 26esima giornata è la conferma di una squadra ritrovata. Il distacco dalla vetta è proibitivo per coltivare sogni di gloria, ma il campionato ritrova una delle interprete più attese. Continua a stupire il Catania, che il 1 marzo 2009 si aggiudica il derby con il Palermo. Guardate cosa inventa il trentenne Giuseppe Mascara. Questo gol farà il giro del mondo. Ho visto che la palla rimbalzava, ho visto che il portiere del Palermo stava fuori, e di prima intenzione ho calciato in botto. Si rilancia la Lazio con i gol di Kolarov, Sarate e Tommaso Rocchi. Marco Di Vaio omaggia con i suoi gol Giacomo Bulgarelli, scomparso il 12 febbraio 2009. L'importante è andare e continuare a giocare così, e giocando così sicuramente anche salvezza sarà più facile. Penso che anche Giacomo è lassù, è stato contento per la prestazione e per l'impegno dei ragazzi che hanno messo in campo. Mancano 10 giornate alla fine del campionato. L'Inter pare avere in tasca già un pezzo di scudetto, è la squadra più forte. Lo dicono i numeri e lo dice anche José Mourinho. È lui l'attore principale del film del campionato. Io non ho mai dimenticato che penso che sono un grande allenatore, ma non voglio essere il speciale, voglio essere semplicemente José Mourinho. Un allenatore, certo. Un tecnico con le idee chiare, pragmatico e vincente. D'accordo. Ma soprattutto un comunicatore eccezionale. Un personaggio a tutto tondo che attira a sé le attenzioni del mondo mediatico. Sfrontato, irriverente, arrogante. Io sono troppo davanti, devo ritornare dietro, sono troppo bravo. Dovevo andare a conferenza stampa, stilo epoca medioevo. Di certo uno che divide, un uomo capace di condizionare il movimento delle luci dei riflettori e di dirigerle su di sé. Piace o non piace è problema vostro, non è problema mio. Io sono così, non cambio. Piace o non piace. Un po' per narcisismo, un po' per distogliere l'attenzione da altri obiettivi, un po' per proteggere i suoi ragazzi. Si è terminato un ciclo con un grande allenatore come Roberto. Ma questa è una nuova pagina. Io sono un allenatore differente, che pensa differente, che lavora differente. E questa è la mia sfida. Un'autoproclamazione in piena regola. José Mourinho, lo special one. Oggi alle prese con la prima attesissima conferenza stampa, nella quale ha peraltro sfoggiato un incredibile italiano. Ma io non sono Pirla. E come abbiamo sentito, anche un pizzico di milanese. Definitivo, tagliente, sagace. Chi tra gli addetti ai lavori, ex calciatori e dirigenti, ha ricordi diretti di Elenio Herrera, non tarda a individuare una serie di punti in comune tra lo Special One e il mago. Il carisma come cifra comune, la magia come elemento essenziale, la vis polemica per insaporire le dichiarazioni pubbliche. Si stavano chiedendo in studio il motivo dell'espulsione, se è stato letto bene questo labiale, il suo labiale, hai paura nei confronti dell'arbitro. Ci può dire qualcosa? Sì, è stato esattamente questo. Ho detto due volte, tu hai paura. E lui lo ha capito bene. José Mourinho alza il livello di guardia.
ogni sua esternazione offre mille spunti e decine di titoli. La Champions League penso che è un sogno di tutti. Penso che 11 squadre vogliono vincere la Champions League della prossima stagione. Dico senza paura che l'Inter è una di queste 11 squadre. Non è mai tenero con il mondo esterno. Perché il paragone l'ha fatto lei ieri e tra l'altro... Non è vero. Ieri abbiamo visto la conferenza stampa. Io ho fatto ieri, cioè, l'Inter di Ibrahimovic fare lo stesso per 15 giorni. Ciao, arrivederci. Cioè, però... La risposta delle provocazioni, la risposta Mourinho. Però, insomma, a questo punto la risposta si dovrebbe avere. Presidente, ma questo Mourinho che fa? L'ho invitato a casa mia per una colazione, bravissimo. Sì. Gli ho detto, cosa mangia? Ho detto, io non rispondo a queste domande. Ho detto, vabbè, se si vuole sedere a tavola... E insomma, ha detto che non gli andava bene il pranzo, non andava bene la cena, non voleva parlare, ha detto ma siamo almeno amici. E lui mi ha detto, amico di nessuno, e quindi io lo reputo bravissimo, ma mi sa che non mangia la colomba. Dai, ancora no! È una baruffa continua con i colleghi. Quanto punta aveva il Napoli, quanto punta aveva l'Udinese, dove era la Juve che ritornava della seconda divisione, dove era il Milan che giocava Champions League e adesso gioca UEFA, dove erano tutti gli altri. Io penso che solo una persona malintenzionata vuoi paragonare. 17° minuto, nessun dubbio, Perrizzoli indica il dischetto e sul dischetto Balotelli spiazza così Doni. L'episodio più importante della partita ed è poi il rigore che porta al 3-2 per l'Inter, perché possiamo vedere che De Rossi, eccolo qua, non tocca minimamente Balotelli. E dopo le polemiche seguite al rigore trasformato da Balotelli contro la Roma, Mourinho occupa la scena più e meglio di tutte le altre volte. Grandissima manipolazione intellettuale, ma grandissima, perché non si è parlato di una Roma con grandissimi giocatori e che finirà la stagione con zero titoli. Non si è parlato di un Milan che finirà la stagione con zero titoli e che con giocatori, con tradizione, con cultura vincente, con tutto che una squadra bisogna per vincere titoli. Diavolo di un Mourinho, avrà ragione lui. Zero titoli per Roma e Milan, perché la magia è un'arte. Grazie. A domani. Domani parliamo, dopo la partita. Gioca a tutti, in porta, per celebrare un nuovo contratto. In alcune cose la somiglianza tra Mourinho ed Herrera è impressionante. Come Herrera, Mourinho è un vero lavoratore, infaticabile, meticoloso, attento al più piccolo dei particolari, all'avanguardia tatticamente. Mourinho ha stregato tutti, soprattutto i suoi giocatori che danno l'anima. È un Inter decisa e anche fortunata. A Udine il 5 aprile 2009 passa con un autogol di Isla e il suo vantaggio sulla Juve si alza a 9 punti. José Mourinho, 3 punti importantissimi, sembra banale dirlo, però vi avvicinano allo scudetto molto. Mancano 15 punti. Chissà, tutta l'Europa oggi guarda la classifica e dice è finito, però noi non possiamo pensare così, però la squadra ha saputo stare in campo, ha saputo vincere, soffrire insieme e uscire di qua, come tu dici, con una situazione privilegiata. Lo scudetto si avvicina? Ma sì, si può dire così, però credo che questo non può essere magari degli alibi per perdere la testa. I bianconeri, dopo aver sconfitto nettamente la Roma all'Olimpico con un grande Iaquinta, inciampano nel Chievo. Pelissier batte 3 volte Buffon e i veneti strappano un pareggio vitale per la loro classifica. Il segreto è che comunque ci siamo uniti, siamo più squadra e ci crediamo fino alla fine. Il calcio è bello perché fino a che non fischia la fine l'arbitro è sempre buono. E quindi noi siamo riusciti a far gol all'ultimo e oggi era importantissimo non perdere. La corsa a scudetto è nella sua fase finale. La 31esima giornata, spalmata tra l'11 e il 12 aprile 2009, potrebbe dare delle risposte definitive. L'Inter riceve il Palermo, gara non semplice. La Juve va a Marassi, se la vedrà con il Genoa, la squadra più in forma del campionato. Ah.
il calcio minuto per minuto. Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'appuntamento con tutto il calcio minuto per minuto. Si giocano oggi le partite della 31esima giornata del campionato di Serie A. Si gioca a meno di una settimana dal devastante terremoto che ha colpito l'Abruzzo e le coscienze di tutti gli italiani. E cominciamo come sempre ricordando la situazione. Milano. Inter 2, Palermo 0, 15esimo con Balotelli, 38esimo con Ibrahimovic sul calcio di rigore, e andiamo a Roma. Lazio che conduce per 2-1, ricordiamo l'1-2 micidiale in avvio del primo tempo firmato da Pandev e Zárate in appena 2 minuti e 50 secondi, poi il gol della Roma che ha riaperto l'incontro al nono con McSessil. Ci accingiamo a vivere un secondo tempo davvero entusiasmante, bello, intenso. 0-0 tra Chievo e Milan, Firenze. 0-0 tra Fiorentina e Cagliari, Napoli. Napoli 0, Atalanta 0, Lecce. Lecce 0, Sampdoria 2. Al decimo con Pazzini, al trentesimo sul rigore con Cassano. Bologna. Bologna 1, Siena 2, 1-2 del Siena nei primi 11 minuti con Calaiò e Portanova, con colossali dormite della difesa rossoblu. Poi al ventesimo i padroni di casa sono riusciti a riaprire la partita con Marazzina, abile di testa ad anticipare Curci e l'intera retroguardia senese. Torino. Torino 0, Catania 0, studio. Alle 16:06:15 comincia la seconda parte di tutto il calcio minuto per minuto. Allora, cronaca dei secondi tempi. Il punteggio invariato, 0-0 ancora tra Chievo e Milan. Bianculoschi per Inzaghi, all'indietro Seedorf, la conclusione, rete! Milan in vantaggio, un tocco involontario di un difensore del Chievo. Il gol comunque è di Clarence Seedorf, Firenze. Gli dai la linea Orlando mentre la Fiorentina passa in avvantaggio con Pasqual al settimo minuto, un sinistro su assist di Jovetic, battuto Marchetti. Rigore a favore del Lecce per un intervento su Papadopoulos in area e Fabio Caserta che si incarica della massima punizione. Vediamo che non si perde tempo, dunque teniamo la linea e così parte la rincorsa di Caserta che insacca con Castellazzi che aveva intuito. Lecce 1, Sampdoria 2, a te la linea. Il 3-1 della Lazio con Kolarov, anzi scusate, Lichtsteiner, 3-1 il punteggio per la Lazio al 12esimo minuto del secondo tempo. Terzo gol del Siena con Ghezzal, Bologna 1, Siena 3, linea a chi deve parlare. Interviene Milano per segnalare il gol del Palermo al 28esimo con Cavani, cambia il parziale, Inter 2, Palermo 1. Roma. Siamo alla mezz'ora, tensione in campo, rissa, sono stati espulsi Mexes e Matusalem, Roma in 9, insistono adesso i giocatori in campo, purtroppo non stanno dando assolutamente un buon esempio. Non era nostro volere quello di aizzare in una giornata così difficile, ma non in questa giornata, non deve succedere proprio in generale. È un Inter che ha allentato troppo e adesso rischia e il Palermo realizza il gol del pareggio. Nulla ha potuto Toldo. Non credo che sia in nessun modo un dramma, siamo primi in classifica, andiamo a Torino primi in classifica e dobbiamo fare lo stesso che avremmo dovuto fare se oggi qua si poteva raggiungere una vittoria. Lazio che conduce per 3-1 e adesso c'è un colpo di testa con palla in rete con la Roma che accorcia le distanze. De Rossi. De Rossi ha segnato il 3-2, si riapre un match davvero incredibile. Torino in vantaggio di testa, Bianchi su cross di Abate, palla in rete, cambia il risultato al 37esimo, esultano i tifosi Granata, Torino 1, Catania 0. 4-1 per il Siena, il gol di Cargiai, il minuto e il 35esimo, Bologna 1, Siena 4. Il pareggio del Catania, Martinez di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, difesa Granata disattenta, cambia ancora il risultato all'Olimpico di Torino, Torino 1, Catania 1. Il raddoppio della Fiorentina, Vargas al 39esimo, Fiorentina 2, Cagliari 0. Le 4-2 della Lazio con Kolarov al 40esimo minuto, si chiude qui il derby, Lazio 4, Roma 2. Accorcia le distanze il Cagliari con un gol di Ragazzu, 41esimo, Fiorentina 2, Cagliari 1. Rigore per la Sampdoria, tutto pronto qui a Lecce con Cassano, mani sui fianchi che si prepara a battere la battuta, spiazza ancora una volta Benussi, 42 minuti 25 secondi, Lecce 1, Sampdoria 3, a te la linea. Dicevamo. In vantaggio Natali, piatto destro dal limite dell'area di rigore, viene sommerso adesso dai compagni di squadra, un finale rocambolesco di 43esimo, Torino 2, Catania 1. Genoa-Juventus è il posticipo di questa sera con inizio alle ore 20:30. Stacca Thiago Motta in area di rigore della Juve,
e il Genoa va nuovamente in vantaggio. Attacca Grigera, palla di Iaquinta, poi su Nedved, il tocco del giocatore della Repubblica Ceca, ancora per Iaquinta, supera con questo colpo sotto Rubinho. Palladino prende 5 metri a tutti i difensori della Juventus e supera Buffon in questo modo, ed è arriva quindi la quarta vittoria consecutiva di un Genoa davvero incredibile sul piano della corsa, della condizione e della tecnica. I sogni di gloria o di scudetto, quelli che rimanevano, forse si stanno affievolendo in casa bianconera? Si stanno affievolendo, senza il forse. Una volta era un campo da calcio. La realtà, con tutto il suo ingombro di dolore, ha invaso il campo d'armi dell'Aquila, lasciando gli attrezzi sportivi come privi di senso. È mezzogiorno quando i volontari distribuiscono tra le tende centinaia di radioline targate RAI. Sta aspettando le partite lei per caso? Sì, sì, per fortuna mi hanno portato la radiolina. Per chi tieni tu? Io tengo per la Juventus, però mi piace il calcio e guardo anche le altre partite. È il primo momento che puoi dedicare al calcio? Sì, sì, questo è il primo momento, giusto per svagarsi un attimo. Ci stanno facendo dimenticare in parte quello che purtroppo è successo. Buonasera, buonasera amici della Domenica Sportiva. È sabato, non è domenica, ma è un sabato di calcio. Abbiamo però voluto cominciare con questo servizio del nostro inviato all'Aquila, Paolo Piras, perché ovviamente non è un sabato come gli altri. Ci si è molto interrogati se fosse opportuno o meno quest'oggi giocare il campionato di calcio. Probabilmente sì, non perché lo show debba andare avanti, ma perché la vita deve andare avanti. E il calcio, sappiamo, è un momento della vita. Dopo il dramma dell'Aquila, il campionato riprende faticosamente il suo cammino. La classifica a questo punto sorride all'Inter, è chiaro, che ha 10 punti di vantaggio, massimo vantaggio stagionale sulla seconda, che la Juventus ha 63. A 7 giornate dalla fine sembra un divario incolmabile. Ci sarebbe lo scontro diretto in programma a Torino sabato 18 aprile 2009, l'ultima occasione per i bianconeri di ridurre le distanze e tenere ancora viva la speranza. Il fattore campo non basta alla Juventus. I nerazzurri passano con Balotelli, i bianconeri riescono solo a pareggiare nel finale con Grigera 1-1. Un risultato che serve solo all'Inter, che vede il traguardo sempre più vicino. 10 punti di distacco si spiegano in maniera facile, che l'Inter ha una rosa, una squadra, un bagaglio superiore al nostro, che gli permette magari nel momento in cui magari non sono concentrati al 100% di sopperire a questa carenza e vincere la gara. Ma il campionato sa riservare i colpi di scena fino alla fine. Giornata numero 33, 26 aprile 2009. L'Inter è ospite del Napoli di Roberto Donadoni. È il 73esimo quando Zalajeta dà uno scossone al torneo. San Paolo ancora una volta indigesto per l'Inter, terza sconfitta in campionato, sicura forse di portare a termine un tranquillo 0-0. Zalajeta regala Donadoni la prima vittoria della sua gestione, scuote Mourinho e risveglia Ancelotti. Insomma, 5 giornate, le ultime, non più banali. Sentite per caso il fiatone del Milan, cioè questi 2 punti che hanno preso sull'Inter possono dare un po' di paura? No. Nella vostra squadra, no. La Juventus non ne approfitta, bloccata sul 2-2 dalla regina, fanalino di coda. Ci pensa il Milan a rifarsi sotto con il netto 3-0 al Palermo. I rossoneri sono a meno 7 dalla capolista. E poi iniziare a mordersi le mani, o se preferite i piedi, per una stagione che con qualche grave infortunio in meno e soprattutto senza alcuni cali di tensione inspiegabili avrebbe potuto essere ben diversa. Io avrei voluto giocare senza i 4 infortuni gravi che abbiamo avuto tutto l'anno, con Kakà tutte le partite. Le emozioni non mancano. Questo è il bello di un torneo imprevedibile e ricco di sorprese. Antonio Cassano acciuffa il Cagliari nel finale. L'Atalanta espugna l'Olimpico Laziale. La Fiorentina abbatte una Roma fuori giri. Io i tifosi li capisco. Li capisco perché di fronte a una stagione un po' amara, un po' triste, al di sotto decisamente delle aspettative, c'è una grande delusione. E quindi ovviamente ognuno di noi, io in primis, mi assumo tutte le responsabilità. 35esima giornata, 10 maggio 2009. Il calendario mette di fronte Milan e Juventus. L'Inter è in trasferta contro il Chievo, che non è ancora salvo. È il primo match ball per i nerazzurri, ma non dipende tutto da loro. A San Siro finisce in pareggio. Lo stesso succede a Verona. Non cambia nulla al vertice, ma adesso all'Inter basta un solo punto. Una partita controllata, una partita che si è giocata abbastanza bene, una partita senza grandi problemi, che ripeto, se tu sbaglia
qualche volta tu sbagli e non, l'avversario non segna. Oggi tu hai sbagliato due volte, l'avversario ha segnato due volte. Chi è che soffre di più? Chi deve inseguire o chi è inseguito? L'Inter o il Milan in questo caso? Dobbiamo stare attenti a chi è dietro, a chi è davanti. Penso che, abbiamo sempre detto, è raggiungibile, quindi abbiamo l'obiettivo di fare ancora tre punti per essere in Coppa dei Campioni e questo nelle prossime tre partite dovremmo riuscire a portarla a casa. 16 maggio 2009, anticipo del sabato sera tra Udinese e Milan. Un risultato negativo dei rossoneri significherebbe scudetto sicuro per l'Inter, anche senza scendere in campo. D'Agostino sul rigore, quindi Zapata, Ambrosini riesce soltanto ad accorciare le distanze. Sta per finire la partita, gentili ascoltatori, Rizzoli ha il fischietto praticamente in bocca, pronto a sancire la fine di questo match ed è esattamente alle 22:22 minuti di sabato 16 maggio 2009. L'Inter è campione d'Italia per la 17ª volta nella sua storia. Milano, sulla sponda nerazzurra di Milano possono iniziare i festeggiamenti perché l'Udinese ha battuto e meritatamente il Milan per 2-1 in questo secondo anticipo della 36ª giornata del campionato di calcio di Serie A. Una partita. L'Inter vince matematicamente il suo scudetto numero 17, il quarto consecutivo. 17 volte campioni d'Italia, volti distesi dopo una notte trascorsa a festeggiare il titolo anticipato e la stagione. L'Inter neo scudettata richiama il suo popolo a San Siro. È una emozione incredibile perché credo che abbiamo dimostrato di essere i più forti durante tutto l'anno dopo un grande sforzo da parte di tutti. Credo che siamo stati i più forti, i più continui. Per il momento abbiamo giocato bene, per il momento un po' meno, però l'importante è che la squadra ha dimostrato sempre di essere all'altezza. Mourinho, dopo il bagno di folla di ieri sera nella piazza del Duomo, quello allo stadio che forse è il più caloroso, il più bello. Sì, per questo era importante vincere. Una festa senza vittoria non è una festa. Io sapere con questa partita non sono qua adesso, sono nello spogliatoio. Festa è anche vincere sempre. Ci racconta Mourinho, il suo Mourinho, lei lo ha definito proprio ieri il mago. L'Inter ha avuto un altro grande mago. I pregi, i difetti, l'antipatico, l'uomo forte. Beh, ma antipatico non è, credo. Insomma, mi sembra che tutti siano contenti di avere Mourinho in Italia, tutti siano impressionati dal suo tempismo, dalla sua intelligenza. Questo è un discorso che ha fatto oggi i giocatori prima di entrare in campo. Fantastico, cioè pochissime parole, ma sinceramente così perfette, dette bene. Lo scudetto anche con la firma di Mourinho, arrivato, criticato, poi esaltato, poi... Ha dimostrato che è un grande allenatore, ha vinto al primo anno una Supercoppa e un campionato, di più non può fare. È uno di successo, ma se lo merita, se lo guadagna, se lo conquista. Il Mourinho che voi non vedete è il Mourinho professionale, assolutamente serissimo, assolutamente preciso, assolutamente attento, non lascia niente al caso e questo è quello che poi a me piace ancora di più, insomma. Questa squadra era consapevole che si continuava così, era difficile che non si vinca quest'anno. Chiusa la corsa a scudetto e con il Lecce che torna subito in B con due giornate d'anticipo, ci sono ancora tutti gli altri verdetti da emettere. 24 maggio 2009, penultimo giro. Alta tensione in coda, il Torino perde in casa con il Genoa e si fa raggiungere dal Bologna. Chievo, salvo, 38 punti, Bologna e Torino 34 e qui si deciderà tutto all'ultima giornata, Lecce e Regina già retrocesse con 30 punti. Il Genoa si assicura un posto in Europa League, giusto premio per una stagione memorabile. La Juventus ha esonerato Claudio Ranieri, una scelta discutibile, panchina affidata a Ciro Ferrara, che vince subito a Siena e riacciuffa il Milan al secondo posto, sconfitto in casa dalla Roma. Per la Roma è Europa aritmetica per il valore di 13 milioni di euro. Grande Totti, ma ancora più grande Paolo Maldini, che gioca per l'ultima volta con la maglia del Milan a San Siro.
24 maggio 2009. È l'ultima a San Siro per Paolo Maldini. L'addio definitivo ci sarà la settimana dopo, in Fiorentina-Milan. Dice basta dopo 25 anni di pedate ad un pallone, sempre con il rosso-nero sulla pelle. Effettivamente la maglia rosso-nera è una seconda pelle per me, quindi non ho mai pensato di lasciare il Milan se non ci fossero state delle condizioni tali da farmi andare via. 902 partite con la maglia che fu anche di suo padre Cesare, senza contare le 139 con l'azzurro della nazionale. Per la nazionale è un buon capitano? Ma io penso di sì. Ha sempre vestito la maglia azzurra nei migliori dei modi e poi con quello che ha fatto ha solo stretta la mano e basta. Un palmarès personale da urlo. Su tutto i 7 scudetti, le 5 Champions League e le 2 intercontinentali. Io ho vinto tanto nella mia vita, ho perso anche tanto purtroppo, quindi le sconfitte ne ho avute parecchie. E più vittorie che sconfitte, di questo ne sono molto orgoglioso. Un Highlander bello e vincente, sempre al massimo della forma, splendente e arrembante. Io quando ho smesso di giocare ero molto vicino alle squadre giovanili, mi piaceva andare alla domenica mattina a vederle giocare. Maldini era uno dei più promettenti e quindi già lo seguivo da allora, lo vedevo all'opera nei campionati giovanili e quindi non mi ha affatto stupito che poi sia stato chiamato in prima squadra giovane. A partire da quel pomeriggio di gennaio a Udine, anno domini 1985, quando debutta ufficialmente nel calcio che conta. Ero bello accovacciato in panchina, sapendo che non potevo entrare perché davanti a me avevo 3-4 giocatori con più esperienza di me, però avevo un allenatore che credeva molto in me e che mi ha fatto, diciamo, questo regalo. Zaccheroni. No, non era Zaccheroni. Il discusso Battistini nello spogliatoio accusa un malanno e Lidl manda in campo il super baby Paolo Maldini, 16 anni, quarto dei 6 figli della nidiata di Cesare Maldini. Sono stato molto soddisfatto del suo esordio perché è entrato in campo senza nessuna paura, senza nessuna preoccupazione, ha giocato un grande incontro quando è entrato e mi auguro che possa ripetere la carriera del padre. Lidl siede sulla panchina del Milan e ha già capito tutto. Quel ragazzone dalle gambe lunghe, accidentalmente figlio d'arte, farà strada. Lidl mi è servito tantissimo, mi ha insegnato innanzitutto che il calcio è un gioco. E per un ragazzo di 16 anni, che come ho detto, che è un ragazzo che entra in un mondo di grandi, il fatto di sentirsi dire questa frase molto spesso sicuramente mi ha aiutato a sopportare le tensioni che poi sono tante. È il primo passo verso la gloria. L'anno dopo Maldini Junior sorride felice nella sua prima figurina. Arriva Berlusconi e cambiano molte cose, compreso il look. Maglia sintetica e brillante con le righe leggermente più larghe. Maldini c'è e inizia a vincere. Ma credo che le prime vittorie non si possano dimenticare. Sia il primo scudetto che soprattutto la prima Coppa Campioni sono ricordi veramente indelebili. Poi dopo non dico che ci si faccia un po' l'abitudine, però quello che provi la prima volta non lo provi mai. Ogni anno compaiono i simboli delle nuove conquiste. Paolo Maldini risponde presente. Non salta nessun appuntamento, sempre al massimo e sempre decisivo. Per durare così tanto, comunque, alla fin fine devi avere fortuna di non farti male e devi avere una grande passione per lo sport. Io ce l'ho e questa credo che sia proprio la spinta che deve avere un atleta in qualsiasi disciplina. Senza di questa, dopo che poi hai vinto tanto, che arrivi a una certa età, sarebbe praticamente impossibile andare avanti. Passano gli anni. Maldini indossa tutte le maglie del Milan, sempre con il numero 3 sulle spalle e con la fascia di capitano ereditata da Franco Baresi. Io ho avuto un esempio nella mia vita e nella mia carriera, che è stato quello di Franco Baresi. Lui non è che fosse un uomo fosse stato un uomo di molte parole. Lui cercava di farsi capire soprattutto in campo e in allenamento. E poi quando parlava veniva ascoltato. Quella era, credo, secondo me, la sua caratteristica principale di capitano, ma forse quella veramente più importante è quella di dare l'esempio sempre in campo.
Ci ha abituato bene Paolino, che oggi è al passo da Dio. Paolo Maldini non se ne va, lui abdica, è un re. Poche parole nella sua carriera, ma 901 partite ufficiali con la maglia del Milan. Ha riempito un album di figurine lungo 25 anni. Milanisti o no, Maldini è il simbolo dell'atleta ai limiti della perfezione, del fair play, del calcio che dovrebbe consentire a quelli come lui di non avere età. Paolo Maldini è un monumento. Gioca in A da quando aveva 16 anni. Non c'è primato di presenze che gli sia sfuggito. Ha vinto infinitamente più del padre, che pure vinse molto. Esemplare in tutto, anche nel modo in cui indossa il ruolo di calciatore. Mai una polemica, una caduta di stile, una parola o gesto non appropriati. Chiude così Paolo Maldini, se ne va una delle ultime bandiere del calcio italiano. Il campionato saluta uno dei suoi massimi protagonisti. Manca solo l'ultimo atto prima del sipario, 31 maggio 2009. I rossoneri vincono a Firenze e vanno in Champions direttamente. I viola dovranno passare dai preliminari. Roma e Lazio faranno compagnia al Genoa in Europa League. Il Bologna strapazza il Catania e si salva con i gol di Marco Di Vaio. Ecco Di Vaio, mentre va a consegnare la maglia ai tifosi, una salvezza che sembrava non più raggiungibile le ultime domeniche. Era dura, dai, sembra abbia fatto un mezzo miracolo, siamo felicissimi. Retrocede il Torino, sconfitto a Roma. Ibrahimovic realizza due reti e vince la classifica cannonieri con 25 gol, a rimarcare ancora una volta la supremazia nerazzurra sul campionato. È il campionato di Javier Zanetti e Alessandro Del Piero che raggiungono ciascuno le 600 partite con le maglie dei loro club. Zanetti il 24 settembre 2008 in Inter-Lecce, Alex il 10 maggio 2009 in Milan-Juventus. È il campionato di Davide Santon, 18 anni, e tutto l'armamentario del predestinato. È il campionato di Julio César, portiere brasiliano dell'Inter campione d'Italia. Nella conquista del 17° scudetto ci sono le sue mani guantate. È il campionato di Riccardo Cacà, rigorista principe con 7 reti dal dischetto. Milan e Udinese ne hanno avuti 11 a favore. Il Chievo altrettanti contro. È il campionato di Massimiliano Allegri, che perde le prime 5 partite con il Cagliari e riesce a non farsi esonerare dal presidente Cellino prima di portare in alto i rossoblù. È il campionato di Pavel Nedved, che chiude la sua fantastica carriera con 327 presenze in maglia bianconera. La maglia gliela regalano i suoi compagni con le loro firme. È il campionato che l'Inter vince per la quarta volta consecutiva, a un passo dal mito. Ed è per tutto questo che, campionato, io ti amo.